Ciao a tutti ragazzi, io non posso più però continuare a vedere partite del genere. Più passa il tempo, più invecchio, cioè io non ce la faccio. È stato un attimo stasera, faceva male il petto, ma non puoi fare partite così. Mamma mia, meritavamo di passare? Di andare in Champions? No. Me ne può fregare il cazzo di questa cosa? No, non me ne frega assolutamente un cazzo. L'importante era passare. L'importante era chiudere sta stagione di merda. L'abbiamo chiusa bene, anche se non meritata. Ma non tanto per la partita di stasera in sé, che vabbè è stata abbastanza scandalosa, ma un po' per tutta la stagione. Stagione di merda, non abbiamo mai chiuso. Ci siamo ridotti all'ultima giornata in casa con l'Empoli. Abbiamo rischiato. Stasera devo chiedere scusa ad Handanovic per tutto quello che gli ho detto. Santo Samir stasera veramente, dalla Slovenia, ci ha salvato proprio letteralmente il culo, ci ha salvato. Che cazzo puoi dire? Abbiamo raggiunto l'obiettivo, a me non me ne frega un cazzo di come lo si raggiunge, a me l'importante è raggiungere. Tanto che la squadra fosse quella che è, non ci voleva sta partita per dirci. Il primo tempo siamo partiti bene, ci mancava solamente il gol. Abbiamo giocato solo noi, possesso palla 65%, 30 tiri totali con 8 tiri nello specchio, miracoli del portiere, noi scarsa vena realizzativa. Secondo tempo entra Keita, pronti via dopo 7 minuti, 1-0. Pensi che la partita possa andare in discesa? A un certo punto calcio di rigore, lo batte il vostro ex capitano e tu dici: dai, chiudi sta stagione di merda facendo il 2-0, mettiamola al sicuro sta partita. Invece no, lui è riuscito anche a sbagliare il rigore, ragazzi. È riuscito anche a sbagliare il rigore. Io veramente non voglio più vederlo. Io spero che Icardi se ne vada con quella zoccolona con cui sta e che si porti via tutti gli icardiani che hanno sempre visto solamente Icardi come Inter. L'Inter non è Icardi. L'Inter non può essere un singolo giocatore, sicuramente non può essere Mauro Icardi. Partita di merda, non ha toccato un pallone. Il rigore che poteva essere quello decisivo l'ha sbagliato. Ovviamente dopo abbiamo preso il pari. Abbiamo rischiato, abbiamo sofferto. Nainggolan ha riportato di nuovo in vantaggio la squadra e siamo riusciti ancora lo stesso a non chiuderla e a rischiare addirittura di subire il pari. Veramente Handanovic miracoli, D'Ambrosio, traverse. A un certo punto in questi casi pensi che esista qualcuno, ma io non ce la faccio veramente più. Io non ce la faccio più. Adesso chiunque arrivi spero che cambi qualcosa. Sti cinesi devono spendere i soldi, devono tirare via le mele marce, ce ne sono veramente parecchie, anche quelle che non ci ricordiamo più, come Candreva, che io non dimentico, Perisic via Icardi. Siamo in Champions, ragazzi, e adesso tutti piano piano dovete iniziare a saltellare, perché chi non salta zozzo nero, non succede, ma se succede, ma non è successo. Ciao merde, ciao ragazzi, buonanotte, anzi buongiorno se pubblicherò il video domani, non lo so quando lo pubblico. Comunque, forza Inter e amala.